è arrivato Gigi. Mister, una domanda che ieri hanno fatto a diversi allenatori anche in Serie A. Sono troppi questi giorni di vacanze, di festa, ma squadra perde a livello fisico e tecnico? No, semmai perde a livello di concentrazione, ma il sapere che la gara è fra 20 giorni, quello al limite ci può stare, però è una cosa che negli ultimi anni è sempre stata fatta. Io penso che quando le cose sono stabilite è inutile parlarne dopo, sono stabilite, lo sapevano anche prima. Perciò io penso che bisogna, dopo una sosta è vero che nessuno sa quello che si trova, nemmeno io, nemmeno loro, però sono stabilite a inizio campionato. Ecco, il suo giocatore in settimana passava di recuperare più spesso l'attenzione per partita, a che punto è questa attenzione, che segnali ha? Ma io vedo se allenano bene, sono contento di come hanno lavorato fino adesso, poi la partita è un'altra cosa, non lo sa nessuno. Visto il soddisfatto dell'arrivo di Carbonaro e comunque dell'arrivo così nei tempi giusti, cioè il primo giorno di mercato, subito un nuovo innesto, subito un attaccante, è un bel segnale. Ma io personalmente non lo conosco bene, però la società è convintissima, la società, e parlo del direttore, e se parlo del direttore parlo anche per me, perché siamo una cosa sola, non è uno fa le distinzioni. Io dico che è un ragazzo che è venuto con molta umiltà, molta voglia, io sono contento che sia qua. Poi il resto vediamo, quello, io sono convinto che nel calcio quello che è stato fatto prima non conti niente, conta quello che fai da ora in avanti. Noi siamo arrivati che manca una partita al girone d'andata, alla fine del girone d'andata bisogna finire bene questo girone d'andata e poi iniziare a pensare a quello di ritorno. E speriamo che Caturano insieme ai suoi compagni ci riesca a dare una mano. Questo sì. Meglio che non dico quello che mi ha detto il mister. Ho detto io te lo posso anche dire, non è un problema, non è che ho problemi a dirlo. Ho detto corri, datti da fare, che se corri e ti dai da fare può darsi che giochi. Basta che non rompi le palle, poi dopo. Perché quello è sottointeso per... Credo per alcuni, per tutti i giocatori della Rosa, no? Perché qui il posto garantito per diritto divino non ce l'ha nessuno. Perciò io penso che se un ragazzo sia meglio di un altro abbia giustamente il posto. Questa è una competizione che deve esserci sempre fra di loro, anzi. Io credo che se sono persone intelligenti hanno già visto che minimo giochiamo sempre in 14. Minimo, perché entrano sempre tre persone dalla panchina. Non è che siamo rimasti molti, perché anche perché sono previste ulteriori uscite, perciò io penso che ci sia lo spazio per divertirsi tutti se siamo intelligenti, come ci sia il modo per rovinare tutto. Sta all'intelligenza sempre delle persone. Mister, agganciandomi a quello che dice il collega, no? Per quanto riguarda la sosta, ma è più pericolosa una sosta di campionato o è più pericoloso il periodo del calcio mercato? Secondo me la sosta a volte può anche fare bene, il calcio mercato non fa mai bene. E non parlo per il Lecce, ma parlo in generale per quello che ho vissuto io negli anni. Non si fa altro che parlare, si ha il timore di essere mandati via, si ha il timore che arrivi uno meglio di te. Poi se tutti dicano no, ma noi siamo professionisti, sono tutte balle. Perché ognuno di loro poi sì, saranno anche professionisti come lavoro, però hanno il timore che arrivi uno meglio di loro, che sulla carta sia meglio di loro, o che abbiano il timore che la società gli comuni di doversi sistemare da un'altra parte. Penso che questo faccia parte sempre del gioco. Prima partita del nuovo anno e contro l'ultima in classifica. È più preoccupato della trasferta o dell'atteggiamento che scelgono in campo i suoi giocatori, affrontando quella che è una squadra comunque in difficoltà e quindi avendo il rischio di prendere un po' sotto gamba l'incontro? Ma io penso che noi abbiamo già avuto una grande lezione a Catanzaro con una squadra in difficoltà,
che ci ha battuto e poi ha vinto 4-5 partite di seguito. Io mi auguro che non si ripeta questa storia. Io mi auguro che loro capiscano che noi dobbiamo chiudere questo girone d'andata con un successo, capiscano che ci giochiamo un sacco di cose in questa partita, gli sono state dette queste cose, e io mi auguro una grande prestazione, perché quello che parla poi è sempre il campo, quello che dice la verità poi è sempre il campo. A chiacchiere siamo tutti bravi, poi però bisogna farlo vedere. E io mi aspetto domenica una grande partita. È il momento giusto questo di mettere un po' di benzina per la seconda parte di stagione, cioè iniziare a, che ne so, fare una mini preparazione? Si è sfruttato anche questo fattore? Mi sa che sei arrivato tardi. Noi l'abbiamo già fatto il mettere la benzina, no, adesso dobbiamo, adesso no, ma no, noi io ho cercato di fare il lavoro che secondo me a questa squadra mancava insieme ai preparatori, confrontandomi con loro, spero di aver fatto bene, che non abbia fatto danni, ma questo lo sappiamo solo dal campo, da come staremo. Speriamo di non aver sbagliato, speriamo di aver fatto cose che gli mancavano, perché ognuno opera a fin di bene, ma a volte si fa anche danni. Mi stai meravigliando, stai sempre zitto. No, ah, ho detto quello che volevano. Sono scioccato. Quello che volevo sentire. Oggi si è svegliato da poco, insomma. No, no, no. Stai lavorando. Lo arrestano qualche volta per stare sicuro, qua. No. Sicuro. Quelli che timbrano a cartellina per venire. No, no, no. Sì. Timbrato per venire. Ah, bravissimo, a posto. E qual è il problema? Tanto io levano dallo stipendio. Non ci penso nemmeno. Non ci penso nemmeno. Caturano l'abbiamo preso per fare concorrenza sia a Curiale che a Moscardelli, che a Dioppe, che a Carrozza. Chi sta meglio gioca, ve l'ho detto prima, il posto garantito non ce l'ha nessuno. Nel girone di ritorno sono 17 partite più una, 18. Non possiamo stare a aspettare quello che fa fatica, quello che ha problemi. Chi sta bene gioca. Chiaramente il diritto di precedenza in questo momento ce l'hanno chi c'era e chi ci ha portato a fare la classifica che abbiamo. Io non mi sono inventato niente. Il merito anche dei ragazzi, soprattutto dei ragazzi. Perciò il diritto di precedenza in questo momento ce l'hanno loro, poi sarà le partite che diranno se si meritano di continuare a giocare o meno. Questo è un fatto normalissimo, ma per adesso giocano loro tranquillamente, quelli che c'erano. A proposito di chi sta bene gioca, ci sono giocatori che sono rientrati in condizioni migliori o peggiori rispetto alle sue aspettative dalla sosta, no, e o ci sono problemi fisici in vista della prossima trasferta? No. Stiamo cercando di recuperare un po' tutti, l'unico problema è che poi ne parlerà anche lui, che è Gigli, che non è qui con noi ma è a Firenze, che gli è capitato un problema, o lui o il dottore ve lo dirà, giusto? Non sono cose. Poi il resto stiamo cercando di recuperare tutti e non ho trovato, non sono la persona che mi chiedo come stanno, non l'ho mai fatto, io gli dico prima andate via, fate gli scemi, poi pagate, perché io non me lo aspetto. Ognuno si comporta come vuole, io non me lo chiedo come stanno quando tornano, io so che devono lavorare. Hanno lavorato benissimo tutti, no? Gli ho fatto anche complimenti perché veramente hanno fatto un bel lavoro. Adesso bisogna trasformarlo nelle domeniche, tutto qui. Mister, l'assistenza per squalifica di Spiraco è comunque come caratteristica abbastanza unico nella rosa. Particolare non c'è dubbio, bravo, che sia particolare su Raco non c'è dubbio. No, orientato su qualche soluzione tattica diversa oppure ma no, io ho un'idea per fare questa gara in una certa maniera, la porto avanti, fermo restando il fatto che noi dobbiamo fare una grande partita, però sicuramente al posto di Surraco giocherà una persona offensiva, sicuramente non toccheremo un granché, però
vedremo bene quello che succederà poi domenica. Posto? Va bene. Grazie.